Ragazzi, video anacronistico. Non si comincia con preamboli o di introduzioni. Ma tranquilli, che li inserisco a breve. Stavolta c'è veramente qualcosa di così importante che necessita il protagonismo assoluto. Noi videomaker su YouTube ci definiamo correttamente content creators. Ma questo è un termine che si utilizza nel campo per definire in cosa consiste il nostro lavoro, che legalmente è per YouTube. Chiaramente, sul lato personale, il contenuto è per il pubblico, i fan, i consumer e noi stessi. All'occhio delle major, però, il termine content creator è utile solo per tradursi in ciò che per loro è un riscontro pratico e, secondo me, e su questo non transigo, di immagine e professionalità, ossia influencer, influenzatori. Esattamente come dice in un video, che metto in descrizione, VClave, canale di un ragazzone di cui ho visto poco, ma che a priori consiglio, perché è lì per voi e per farsi ascoltare, ricordandovi io però sempre che anche se in forte disaccordo con qualunque cosa lui comunichi, l'importante è che lo faccia, anche se in modo pungente, visto che vi è intelligenza, rispetto e forma dietro. Ma al di là di questo mio parere, lui sottolinea una realtà ovvia, ma spesso, come molte ovvietà, ignorata, come il problema della consapevolezza che ha uno YouTuber o streamer, Twitter, Tumblr o appunto content creator, in generale, qualunque sia la piattaforma, del proprio valore economico e mediatico per gli altri, più che per se stesso. E questo discorso si può tranquillamente collegare a ciò che mi sento dire invece spesso anche da giornalisti che io ho sempre ritenuto eroi, e che oggi succede, mi parlino a tu per tu, ricordandomi quanto sia eccezionale, positivamente si intende, il grado di influenza che io abbia, che è una cosa diversa ma parallela. E qui arriva la mia posizione. L'influenza non deriva solo dai numeri, appunto. Anche se a quelli ci voglio arrivare, mi conoscete. L'influenza deriva anche e soprattutto, sempre secondo me, dal modo e dai mezzi con cui si comunica. Sapete quali sono i miei mantra ed oggi siamo qui a fare un passo enorme. E chi mi segue sa che non è il primo, ma di nuovo lo sapete cosa sto per dire. È il primo dopo quelli che ho già fatto ed è il primo di molti altri per me. Aspetta, ma questo è un preambolo. Ok, beh, ve ne beccherete comunque un altro ufficiale, perché l'avevo preparato. Arriviamo al punto, almeno. Mi ha contattato la Sony. E come potrete osservare e leggere dal link del loro blog, mi trovo oggi ad essere il loro share player ed influencer ufficiale per Bloodborne. Andrò a Londra per un evento esclusivo dedicato alla release il 19 marzo, in cui proverò una parte inedita del codice completo e mi sfiderò con gli influencer del resto del mondo. Ed il 24 scadrà l'embargo dell'NDA. In altre parole, il giorno prima della release verrete inondati con tutto ciò che ho raccolto e vissuto in quel dell'UK. Potrò parlare con gli sviluppatori di Bloodborne ed approfondire al meglio, pad alla mano soprattutto, i risultati di questo Souls, diciamocelo, che a modo suo vuole essere una fenice di ribollente sangue. Bloodborne è nato durante la lavorazione della Prepare to Die Edition e con Miyazaki come autore, direttore ed oggi presidente di From Software, potrebbe risultare essere il vero spiritual successor del titolo che per tanti ha cambiato il modo di vivere il medium, o che per altri, come me, gli ha fatto percepire che finalmente vi era stata una reale evoluzione. Come potrebbe essere la catastrofe definitiva e finisce tutto a pizza e fichi, ma abbiamo visto cose interessanti, giusto? Primo fra tutti, questa volta come è stato mostrato step by step
lo sviluppo del titolo. Ragazzi, sono più che emozionato, perché sono, dopo tutto, un giocatore come voi, proprio sottolineato 100 volte. E pur se sembrerò egocentrico, non posso che essere entusiasta che sia una persona come me a poter parlare poi del titolo, ad osservarlo, provarlo, discuterne. Un po' come quando Epic Name Bro, no? Ha cominciato a lavorare con From Software e non poteva che essere la persona più eccezionale del mondo ed adeguata per tutti noi consumatori. Dopotutto, hey, è stato il papà della community mondiale. Un giorno lo devo abbracciare. A chi non vorrebbe abbracciare EMB, dai. Comunque so cosa mi e ci interessa e prometto quindi di portarvi il meglio, del meglio, del meglio. Non andrò a mani vuote e tornerò con robe che nemmeno gli zaini delle giovani marmotte. Quindi a quel punto vi guiderò nel mondo di Yharnam. Così le familiari a parte, chissà perché EMB ha ignorato qualunque lore di Dark Souls 2, eh? Passiamo quindi ai restanti argomenti e dal vero preambolo, che volevo discutere qui con voi. Era palese per tutti che non avrei mai fatto un secondo community update per una notizia soltanto. Beh, fellow viewers, chi ricorda il primo update sulla community? Fu quando aprì la pagina social su Facebook per poter avere finalmente un modo di interagire più immediato e comodo con voi, anche più umano. Vi invito appunto come sempre a parteciparvi e seguirla, ma ora vorrei sottolineare a tutti anche che esiste un server TeamSpeak per coloro a cui interessa particolarmente interagire. Tra l'altro è incredibilmente ordinato e funzionale grazie agli admin che lo gestiscono, che è una cosa che apprezzo enormemente, il quale link trovate comunque in descrizione. Ma le cose che quella scelta di portarmi ancor più vicino a voi ha portato ed i cambiamenti avvenuti da allora sarebbero pane per i denti di un video a sé stante. Oggi invece bisogna discutere di eventi tutti rilevanti. Il primo è che a partire da oggi sono presente su NotiB, che non è qualcos'altro su cui dovrete seguirmi. È l'esatto contrario. È un sistema incredibilmente comodo per semplificare la comunicazione. Ragazzi, sul serio, semplifica tantissimo, appunto, la notifica di un video pubblicato di un evento importante. Un'applicazione Android e, un giorno, chiaramente anche iOS e Windows Phone, che ha lo scopo di, tra virgolette, perché non è esattamente il termine corretto, bypassare tutti i sistemi, spesso purtroppo contorti e poco funzionali, dei social media e YouTube stesso. Può sembrare inusuale per alcuni, ma è davvero così. Ci sono algoritmi che decidono in base a meccanismi di massificazione sociale a chi inviare i feed delle pubblicazioni o dei miei stessi aggiornamenti. Sì, anche nel caso venga efficacemente utilizzato il sistema delle mie iscrizioni, il risultato è assolutamente caotico. Ed in questo modo, la stragrande maggioranza di voi si ritrova a perdersi notizie e, soprattutto, video a cui probabilmente teneva o verso i quali aveva interesse ad una notifica in tempo reale rispetto alla pubblicazione o al suo avvenimento. Questo servizio, per tutti gli utenti, è gratuito soprattutto, ovviamente, grazie, è gratuito. Lo paghiamo noi content creators. Essendo però una beta, stiamo affrontando il modo di renderla funzionale al meglio e noi beta tester la avremo, diciamo, in abbonamento. La vera figata è che questo non diventerà un nuovo Facebook su cellulare, che rimbomba di notifiche in continuazione. Queste ultime si suddividono in comuni e dall'alta priorità ed avrete controllo di chiedere cosa vi interessa, ma soprattutto sarò io a comunicare solo le cose che veramente importano a tutti, conscio che le sto comunicando da una notifica su cellulare. Sul serio, è una figata.
live Twitch in un futuro che spero arrivi presto, sapete, senza di essere... Video YouTube, eventi importanti, potreste davvero dire addio a commenti del tipo maledetti feed, ho trovato questo video dopo una settimana, perché li capisco quanto e come voi. Io ci sono da adesso e vi invito tutti, se siete interessati e avete modo. Secondo piccolo grande evento, fellow viewers, è il cambio del logo del canale, come avrete notato tutti. È normale che Crescendo io abbia finalmente voluto ottenere un'identità totalmente originale e nonostante il logo già lo fosse in sé, essendo l'elmo ed io porti nel cuore il ricordo di ciò che da ragazzino la clessidra della sabbia di Naruto ha significato, ai bei tempi, cioè, chiariamoci, ora la Covenant ed i canali hanno anche una decorazione su quest'elmo che si può legare solo ed unicamente al lavoro fatto qui. Io lo trovo splendido, ci abbiamo sputato il sangue sopra, io e Walter Baiamonte, che è l'artista che collabora con me, perché richiama ogni cosa. Una clessidra, un sole e persino delle braccia protese. Ed ultimo, ma non meno importante ragazzi, anzi, è invece che ci sarà un altro evento per Bloodborne, ma più umano e piccolo. Senza embargo questa volta. Il 28 marzo a Legnano, in Corso Garibaldi, presso Real Game Tribù, in cui sarò presente, ne discuteremo, lo giocheremo insieme e se ne parlerà soprattutto anche a livello istruttivo sulla tecnica, il design, lo sviluppo, il gameplay, eccetera, eccetera. Pelle d'oca, denti stretti, fight. Ragazzi, si apre una nuova pagina. È come un quaderno nuovo. Bisogna riempirlo di cose stupende. Alla prossima!